Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi mi sono messa super super comoda, ho questa magliettina, questo crop top molto molto morbido perché fa davvero tanto caldo, finalmente è arrivato il caldo e non vedo l'ora di fare anche il primo bagno dell'anno. Comunque, oggi vi faccio vedere un po' di pacchettini che mi sono arrivati nell'ultimo periodo e visto che sono principalmente prodotti beauty di make up, parto dal pacco che mi è arrivato da Shein ormai diverso tempo fa, ma riesco a farvelo vedere soltanto adesso. Ho scelto questa gonna plissettata rosa, mi piace tantissimo, una gonna lunga, c'è la cerniera sul lato e ho preso la taglia S, è davvero tanto tanto lunga, io sono alta 1,69 m e mi va perfetta, se siete più piccoline risulterebbe essere troppo lunga, viceversa se siete un pochettino più alte comunque può andare perché... se fosse stata qualche centimetro, magari un centimetro in meno, beh, sarebbe stata perfetta. Però comunque no, non mi infastidisce la lunghezza. Mi piacciono le cose lunghe, specialmente in estate, i vestiti lunghi, leggeri, o anche le gonne lunghe. Questa l'avete vista indossata nella foto che ho pubblicato ogni giorno del mio compleanno su Instagram. È davvero molto molto bella, mi piace il colore, mi piace che è davvero molto molto leggera e davvero approvata. Poi ho preso questo pigiama effetto ciniglia, diciamo, questo ormai indossarlo è impossibile perché fa davvero caldo, perché ha manica lunga e c'è anche questa specie di cintura, diciamo, da legare proprio perché la parte davanti è completamente aperta, non ci sono bottoni, non ci sono cerniere, quindi si chiude come se fosse una vestaglia, quindi si chiude con questa cinturina e la parte di sotto invece è un pantalone lungo, tiene abbastanza caldo, ecco perché dico che indossarlo adesso è praticamente impossibile, però in autunno, magari in primavera, è davvero molto molto bello, anche se trovo un po' scomodo il fatto di utilizzarlo andando a dormire la parte di sopra, perché non resta chiusa, non bisogna chiuderla con un nodo e quindi è un po' scomodo perché tenta di aprirsi, però carino anche questo, anche questo pigiama l'avete visto indossato su Instagram in una foto pubblicata un po' di settimane fa. Visto questo, passiamo alle cose di beauty, di skincare. Vi faccio vedere queste tre maschere che ho acquistato a New York, ma nel video dello shopping americano non le ho inserite, mi sono dimenticata. Probabilmente vedrete questo video prima del mio shopping americano perché ancora non ho finito di editare il vlog. Comunque mi sono resa conto di essermi dimenticata di mostrarvi queste maschere, quindi le inserisco in questo video. Ho preso questa maschera illuminante a forma di panda. Mi piacevano molto i pack, quindi insomma, ho deciso di prendere, non ricordo quanto le ho pagate, circa sui 2 dollari, 2-3 dollari. Questa è la prima. Poi, sempre della stessa marca, ho preso questa maschera a forma di scimmietta. Questa è una maschera lenitiva, una maschera confortante. E l'ultima che ho preso è questa, anche di questa mi piaceva molto il pack. Sono tutte maschere coreane, questa l'ho pagata 3,49 dollari, è una maschera illuminante, non vedo l'ora di provarle. Poi ho ricevuto da MAC questa scatola parecchio grande che contiene all'interno i primer, il primer prep più primer fix, e sono questi due in due varianti, il classico e questo al profumo di cocco. Ho già iniziato ad utilizzare questo al profumo di cocco, ma devo dire che sinceramente io non sento il profumo di cocco. Sono una che ama tantissimo le profumazioni dolci come la vaniglia e come ad esempio appunto anche il cocco, è una delle mie profumazioni preferite, però sono sincera, all'interno di questo spray idratante non sento assolutamente il profumo di cocco, non trovo quasi differenza con l'altro. Forse questo è leggermente più profumato del classico, quindi di questo trasparente, però sinceramente profumo di cocco io non lo sento. Comunque si tratta di uno spray idratante che si può utilizzare sia prima del make up per andare a rinfrescare ed idratare il viso, oppure si può utilizzare dopo il make up per andare a fissare il trucco. Io quando un attimo più di tempo lo spruzzo prima di truccarmi, quindi per andare ad idratare il mio viso, per rinfrescarlo specialmente in questo periodo che inizia a fare caldo, e lo utilizzo anche un po' come se fosse un primer. Dopo aspetto che si asciughi, ci vuole un pochettino perché comunque è uno spray, quindi la pelle si inumidisce leggermente, ci vogliono
5 minuti comodi per farlo asciugare completamente bene, poi mi trucco e poi vado nuovamente ad utilizzarlo, vado a spruzzarlo per fissare il make up e devo dire che mi fa durare il make up tutto il giorno. Lo utilizzo sempre da quando l'ho ricevuto, dopo essermi truccata per fissare appunto il make up, mentre invece lo utilizzo prima del make up soltanto se ho un po' di tempo. È un prodotto davvero fantastico, costa 18,50 euro e sono uscite altre due profumazioni oltre al cocco, lo potete trovare anche alla lavanda, alla rosa e il classico. Davvero un prodotto super approvato. Poi circa 3 settimane fa ho ricevuto questo pacchettino da Benefit che contiene il nuovo Gimme Brow più, perché Gimme Brow è stato riformulato con una performance ancora più alta. Lo utilizzo tantissimo, avendo già appunto il classico Gimme Brow, davvero vi posso dire che è un prodotto forse uno dei miei preferiti per quanto riguarda le sopracciglia di Benefit. Non l'ho ancora utilizzato perché prima preferisco terminare quello che ho già aperto e poi una volta finito vado ad aprire questo nuovo. Comunque si tratta di un gel volumizzante per sopracciglia, questo però il Gimme Brow più è stato leggermente riformulato, quindi è una performance ancora più alta. Mi piace un sacco perché innanzitutto è un gel volumizzante colorato, quindi oltre che andare a fissare per bene le vostre sopracciglia, le va anche a colorare e le rende comunque super naturali. Il suo pettinino devo dire che è davvero molto piccolo, però nonostante questo è davvero perfetto per andare a fissare le sopracciglia. Questo è un prodotto che trovo fantastico, che trovo ottimo anche per quelle persone che non hanno la necessità di andare a ridefinire le sopracciglia, riempirle, ma magari soltanto qualche piccolo buchettino, e quindi con questo prodotto andate a sistemare insomma queste piccole imperfezioni senza la necessità di andare a ridefinirle con una matita. Io invece purtroppo non ho questa fortuna, quindi prima le ridefinisco e poi passo a fissarle con il Gimme Brow. Poi passo a questo sacchettino, anche questo mi è arrivato da un po' di tempo, di Puro Bio. Questa è la nuova collezione che hanno lanciato per la primavera estate 2018 e comprende due nuove colorazioni di blush, il numero 05 e il numero 06. In realtà non li ho ancora provati proprio perché ho tantissimi blush aperti, quindi mi dispiace andare a toccare anche questo, visto che davvero ne ho tanti aperti, quindi li voglio tenere di scorta. Comunque sono due colorazioni molto belle, secondo me davvero perfette per l'estate, specialmente questo. Poi hanno aggiunto queste due nuove tonalità di rossetto, la numero 11 che è un bellissimo rosso ciliegia e il numero 12 che invece è più un color fragola. Sono due rossetti sheer, quindi restano belli luminosi sulle labbra, perfetti per le sere d'estate. Se sentite piangere è Pato che vuole entrare. Poi hanno introdotto una nuova terra a base calda, perfetta per scaldare leggermente l'incarnato. In estate, durante l'estate, quando fa tanto caldo, non amo truccarmi troppo, però un po' di bronzer, un po' di blush, magari un rossetto, il mascara, quello lo metto lo stesso, non vedo l'ora di provarlo. E poi hanno aggiunto anche un nuovo illuminante in oro rosa. Gli illuminanti di Puro Bio sono bellissimi e guardate questo, che meraviglia, guardate che luce che fa. Forse lo trovo un po' troppo rosa e quindi ho paura a vedermelo sul viso. Sicuramente lo proverò anche come ombretto su tutta la palpebra, perché guardate quanto è luminoso. Sul viso ho paura che sia forse troppo rosa, non lo so, devo provare. Sono andata a mettere il rossetto, ho voluto provare il rossetto di Puro Bio, questa è la colorazione 12, guardate che bel colore. Comunque ho ricevuto da Clinique il nuovo Take the Day Off Makeup Remover per labbra e per occhi. Ho una mosca che mi dà fastidio, continua a girarmi attorno. È fantastico, da quando l'ho ricevuto lo sto praticamente utilizzando sempre perché rimuove il make-up davvero in pochissimo tempo. Vado a shakerare il prodotto in quanto è un prodotto bifasico, vado a utilizzare una piccola quantità di prodotto su un dischetto di cotone, lo vado ad appoggiare sull'occhio, lo lascio in posa per qualche secondo, vado poi a rimuovere il trucco, rimuove davvero tutto in un colpo, non devo quasi mai utilizzare un secondo dischetto per pulire lo stesso occhio, quindi utilizzo due dischetti per entrambi gli occhi e rimuove davvero il trucco in pochissimo tempo. È perfetto anche per andare a rimuovere rossetti, specialmente tinte labbra.
è davvero super super approvato. Sapete che io amo e utilizzo tanto il Take the Day Off nella versione balsamo, che si utilizza su tutto il viso, compreso gli occhi, che poi si trasforma in latte detergente a contatto con l'acqua. Però anche questo è davvero un prodotto super super top, perché rimuove davvero il trucco in pochissimo pochissimo tempo. Io non sopporto quando devo andare a struccarmi gli occhi e trovare ancora il mascara sotto e sotto le ciglia, quindi devo andare a prendere il coton fioco, devo andare a pulire bene, magari devo passare ancora un sacco di dischetti sull'occhio. Con questo non succede, davvero mi bastano soltanto due dischetti, pochissimo pochissimo prodotto, perché guardate, sì, ok, l'ho utilizzato, però è ancora praticamente pieno, perché davvero basta pochissimo prodotto per andare a rimuovere il make up. Davvero davvero approvato. E l'ultimo prodotto che vi mostro che ho ricevuto è stata questa crema di Darth Fenn, che ho utilizzato due o tre volte, non di più. Cosa vi posso dire? È una crema super super corposa, non so se riuscite a vedere dal video, però è davvero densa, infatti ci vuole un pochettino per asciugarsi. Cioè, una volta che l'applicate sul viso poi dovete aspettare 5 minuti belli comodi, perché è davvero super super corposa e ci mette parecchio ad assorbirsi, ad asciugare. Comunque è super piacevole, è una crema che va ad idratare, a rimpolpare e tonificare la pelle, e inoltre dicono che l'aspetto del viso dovrebbe risultare anche più tonico e più fresco. Non l'ho ancora testata al 100%, in quanto lo sto utilizzando davvero da pochi giorni, 4-5 volte l'ho usata, non di più, quindi ancora non posso parlarvene bene al 100%, la testerò per bene e poi vi farò sapere magari anche in una morning routine, pollice in su se volete vedere presto una nuova morning routine. Inoltre, quando mi hanno mandato questa crema, mi hanno inserito anche questa cartolina. Praticamente fino al 30 giugno potete partecipare al concorso Darth Fenn, e acquistando sul loro sito o in qualsiasi farmacia che venda prodotti Darth Fenn un loro prodotto con una spesa minima di 60 euro, avete la possibilità di vincere una full size di un prodotto a vostra scelta, e se siete ancora più fortunate di volare a Parigi insieme a loro. Comunque magari vi lascio il sito qua sotto per poter partecipare al concorso. Nulla, vi ho fatto vedere tutti i pacchettini che ho ricevuto nell'ultimo periodo. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Spero che i vlog degli Stati Uniti vi siano piaciuti, che vi abbiano tenuto compagnia. Adesso cerco di recuperare e di tornare con tutti i miei video. Sono rimasta un po' assente, sono rimasta un pochettino un po' indietro, devo dire, perché con la casa nuova sono super super impegnata ultimamente, però vi terrò aggiornate. Seguitemi però su Instagram, perché faccio un sacco di Instagram stories dove vi mostro l'evoluzione della casa, alcune cosine ve le mostro, come la camina armadio l'abbiamo ultimata, quindi se ancora non mi seguite vi lascio il link, mi trovate come Giada Fra 91, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video, ciao!